Eccoci di nuovo qui con una ricetta tutta abruzzese, la ricetta delle pallotte cace ova. Le pallotte cace ovo, come si dice da noi in Abruzzo. L'avevo già fatta questa ricetta, ma ve la ripropongo perché siete diventati tantissimi e immagino che non tutti l'avrete vista. Quello che ci servirà, la ricetta delle pallotte cace ova è una ricetta molto antica, della tradizione povera pastorale, quindi si faceva con formaggio, uova e pane raffermo. Il rapporto andava molto più pane costando di meno che appunto formaggio. Io oggi la farò utilizzando un po' più formaggio. Allora, andiamo a mettere 350 g di formaggio rigatino grattugiato, 250 g di pane raffermo, potete bagnarlo al latte se è troppo secco, e mettete un uovo. E andate ad impastare per bene. Sono molto legato a questa ricetta. Mi fa sentire proprio a casa, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi. Ho dimenticato di dirlo, nel pane ci va anche il prezzemolo. Adesso il nostro impasto è pronto, andiamo a formare delle palline. Quindi le nostre pallotte. Pronte le nostre pallotte ben infarinate, andiamo a tagliare peperone e lo scalogno. L'importante è tritarlo fino fino. Una volta tritato per bene, andate ad aggiungere in una pentolina, in una padella, un po' d'olio e lo portiamo sul fuoco. Scalogno e peperone stanno rosolando. Non servirà farli cuocere troppo, così rimarrà la freschezza del peperone. A questo punto andiamo ad aggiungere il pomodoro. Sale, non esagerate, e mandiamo in cottura per circa 6-7 minuti. Il nostro pomodoro è quasi pronto. Quel che faremo nel mentre è andare a mettere le pallotte dentro l'olio. Mi raccomando che l'olio non sia fortissimo, altrimenti rischiano di esplodere. Eccole, ci siamo, guardate che belle, tutte dorate allo stesso modo. E ora le facciamo scolare un po' e le andiamo a ripassare nel pomodoro. Le nostre pallotte sono finalmente pronte, adesso andiamo ad impiattare. Ritorno proprio bambino con questa ricetta. E a pensare che i nostri antenati nascondevano tutta la roba sotto le tavole per non farsela rubare dai tedeschi. Un pizzico di pepe e un po' di basilico. E la nostra ricetta è pronta. Un bacio a tutti!